Guardatele le vostre aspettative. Guardatele anche con un senso di umorismo. Guardate quanto siamo protesi verso fuori. Quando siamo protesi verso il futuro, non tocchiamo il presente, ma questo significa che ci sono dei luoghi del presente sui quali non ci appoggiamo, che non osserviamo. Invece di osservare ciò che c'è, spingiamo gli occhi verso l'orizzonte. E questo impedisce uno stato di resa, di accoglienza. Non vediamo ciò che c'è perché lo trasformiamo immediatamente in qualcosa che vorrei. Tutti i percorsi spirituali parlano dell'aspettativa come uno dei più grandi, delle più grandi cause di sofferenza.